Ciao ragazzi, eccoci qui finalmente a recensire il Samsung Galaxy Tab 2 7.0, modello Wi-Fi. Si tratta della versione più economica disponibile sul mercato italiano ad un prezzo di 199 € ed è un prodotto che si rivolge principalmente a chi vuole un tablet, però anche vuole la massima trasportabilità. Infatti, questo device ha dimensioni non eccessive: 193 mm lunghezza, 102 di larghezza, 10,5 lo spessore. 345 grammi di peso, quindi è anche leggero, si infila di fatto ovunque, anche all'interno di un marsupio, zainetti piccoli di vario genere. È anche molto maneggevole, ad esempio quando dobbiamo scrivere è molto comoda, perché anche chi ha mani piccole oppure medie come le mie riesce ad arrivare a tutti i tasti. Oltre che la buona maneggevolezza, è anche ben costruito. Abbiamo una cover posteriore in plastica liscia, però per fortuna non scivola. Non scivola perché abbiamo questa bella cornice di colore argento che è metallica, quindi restituisce un buon grip, e quindi una buona sicurezza quando appunto lo impugniamo. Abbiamo il Gorilla Glass che protegge lo schermo, quindi dal punto di vista della costruzione è un prodotto molto ben fatto. Guardiamolo un pochino meglio dal punto di vista dell'estetica. Qui abbiamo uno slot per inserire micro SD, quindi espandere la memoria da 8 GB con memorie esterne fino a 32 GB. Qui abbiamo due speaker molto potenti, la porta proprietaria per ricaricare la batteria da 4000 mAh ed eventualmente utilizzare accessori Samsung, quindi pulsante per accendere e spegnere, bilanciere il volume e jack a 3,5 microfono. Sul retro abbiamo una camera a 3 megapixel con autofocus, non abbiamo un flash LED, ovviamente non aspettatevi chissà quale qualità delle foto. Abbiamo una camera VGA che si comporta molto bene nell'effettuare videochiamate VoIP, quindi Skype e Google Talk. Il modello 3G mi sembra che possa effettuare anche chiamate tradizionali. Questo però, ripeto, è il modello Wi-Fi. Schermo 7 pollici, 1024x600 la risoluzione. È un bellissimo pannello perché ha tecnologia PLS, mi pare sia una sorta di piccola varianza dell'IPS, colori quindi molto buoni, buona luminosità, ottimi angoli di visuale. Forse soltanto la gestione dinamica software dell'umidità non è proprio il massimo, pecca un po', diciamo che dobbiamo correggere manualmente perché tende ad essere un pochino bassa. All'interno, sotto, diciamo, la scocca, cosa abbiamo? Abbiamo un chipset Texas Instruments OMAP 4430. Quindi, come il Motorola Zoom 2, per fare un esempio, il processore è un Cortex A9 Dual Core, riesce a gestire agevolmente Ice Cream Sandwich in maniera rapida e veloce. Qualche volta, se sinceri, abbiamo qualche rallentamento, qualche lag, però questo capita quando abbiamo tante tante applicazioni aperte, magari 10-12 aperte, però niente di drammatico. 1 GB di memoria RAM, GPU PowerWare SGX 540, quindi performante anche nei videogiochi, poi comunque lo vedremo. L'interfaccia grafica è la TouchWiz 4.0 abbinata appunto all'Ice Cream Sandwich. Fortunatamente non è un'interfaccia invasiva. Più che altro abbiamo questo dock che ricorda un po' l'iPad, quindi Apple forse si arrabbierà un po'. Dove abbiamo le mini app, almeno così a Samsung le chiama. Praticamente sono delle applicazioni che si sovrappongono, diciamo, a tutte le altre attività. Ad esempio, qui questa calcolatrice, abbiamo il lettore musicale. Noi possiamo accedere, ad esempio, al menu delle applicazioni. Vedete come queste applicazioni mini app rimangono sempre in primo piano. Abbastanza carine, ce ne sono 7. Vediamo un po'. Ok, per il resto abbiamo appunto l'interfaccia classica, ad esempio possibilità di effettuare ricerche Google anche vocali. Qui abbiamo il menu delle applicazioni e dei widget che sono radunabili anche in schermate con pinch to zoom, sia appunto le applicazioni sia gli stessi widget. I widget sono di fatto gli stessi di Android 4.0, non ne ho trovati di proprietario di Samsung, forse il lettore musicale, sinceramente adesso non mi ricordo.
Per il resto mi sembra proprio Android 4.0 stock. Abbiamo più che altro Yahoo News, AccuWeather, quindi applicazioni magari introdotte da Samsung che però non sono proprio di Samsung. Pincio zoom anche sulla home e abbiamo le 6 schermate, possiamo aumentarle, diminuirle e personalizzare lo sfondo, sia sfondo principale sia il blocca schermo. Gli sfondi mi sembrano quelli del Galaxy S3, non ce ne sono veramente tantissimi, però sono abbastanza carini. Poi cosa c'è a livello di Samsung come comparto software? Cosa integra Samsung? Allora, Reader's Hub in pratica è un'applicazione che ci permette di leggere quotidiani, magazine e libri. Io ad esempio ho fatto una prova a scaricare Libero. Le prime 7 copie sono, diciamo, gratuite, dopo dovete fare un abbonamento e possiamo appunto sfogliare il giornale, vedete? Sia in modalità landscape che portrait. Se volete entrare all'interno dell'articolo e visualizzare in un'altra maniera, potete farlo. Vedete? Abbastanza carino. Ops, vediamo un po'. Poi abbiamo Music Hub, uno store online dove acquistare musica e musica, perché album e singoli. Facciamo una prova. Non so, vediamo, boh, questa qui, così sentiamo anche il volume del device. Ok, quindi vede come la qualità audio è veramente elevata e soprattutto il volume è potentissimo. Io molto spesso ho dovuto settare al 50% e anche in quel caso risulta veramente molto forte. Ovviamente non vi ho fatto vedere il fatto che chiaramente essendo Ice Cream Sandwich abbiamo la possibilità di switchare velocemente da un'applicazione e l'altra, e quindi anche chiudere velocemente le applicazioni in questa maniera. Samsung ha implementato un gestore di attività indipendente dal sistema, diciamo, Ice Cream Sandwich. Potete anche killare eventualmente i processi in maniera brutale. Io ve lo sconsiglio perché poi ogni volta che brutalmente killate le applicazioni, qualche applicazione poi tende a non funzionare correttamente. Poi ovviamente abbiamo la possibilità di scattare screenshot, vedete, in qualsiasi applicazione, quindi anche se state giocando potete scattare uno screenshot, potete farlo. Qui abbiamo la possibilità di accedere alle notifiche, visualizzare l'orario, guardare quanta batteria è rimasta, attivare e disattivare le funzioni di sistema, appunto gestire la luminosità e quindi accedere alle impostazioni. Android 4.03, vi faccio vedere la versione specifica. Non c'è niente a livello di personalizzazione, possiamo dire che più o meno è quella di Ice Cream Sandwich. Abbiamo l'utilizzo dei dati, quindi possiamo visionare l'applicazione che più consumano. In questo caso è traffico dati in Wi-Fi, non è il modello 3G. Non aspettatevi chiaramente la funzionalità di Android Beam perché non abbiamo il chip NFC, abbiamo però il Wi-Fi Direct. Abbiamo dei profili per gestire al meglio la batteria. Per essere un po' tutto uguale, quindi diciamo Samsung ha pensato bene di non essere troppo invasivo, e questo a nostro avviso è un punto di forza, è una cosa buona. Tornando un po' alle Samsung App, vediamo un Game Hub che praticamente è un'applicazione che ci fa scaricare giochi, anche acquistarli. Social Games in realtà rimanda al Play Store. Premium Games sono delle applicazioni che di tanto in tanto vengono introdotte e che sono in esclusiva di Samsung e che potete acquistare gratuitamente rispetto al Play Store, dove magari invece dovete pagare. Un esempio è sempre il gioco The King of Fighters
picchiaduro è gratuito, sul Play Store costa 3-4 euro. Appunto, abbiamo detto Samsung Apps, che è lo store di Samsung. Per acquistare o scaricare anche le applicazioni free, dovrete fare un account Samsung, ovviamente gratuito, quindi una buona seconda risorsa. Ovviamente andiamo un po' sul lato multimediale. Vi faccio vedere la fotocamera, anche se però ripeto, non aspettatevi chissà che cosa. Le impostazioni sono più o meno le stesse che troviamo su tutti i device Android. C'è qualche possibilità di settare, diciamo, delle scene. La risoluzione massima è 3 megapixel. Possiamo applicare qualche effetto, qualcosina, vedete? Idem i video, massimo 720p, 1080x720. Qualche effetto grafico e via dicendo, però ripeto, la qualità è un po' quella che è. Vediamo qualche foto, non ne ho fatte sinceramente tante. Diciamo che la qualità è abbastanza discreta, discreta e buona, però non è manco granché. Diciamo che è un po' l'equivalente di quei smartphone da 150 euro che hanno una fotocamera da 3 megapixel. Del resto non penso che qualcuno si metta veramente a fare foto col tablet. Se state in giro, ragazzi, ovviamente le farete con il vostro smartphone. Guardiamo magari un video tech demo di Samsung per vedere la bellezza di questo display. Quindi vedete come la qualità del display è molto elevata, molto bella. Inoltre ricordo che sono supportati anche i DVX-HD, quindi potrete riprodurli tranquillamente. Quindi molto completo dal punto di vista della multimedialità. Poi andiamo ovviamente a vedere qualche altra cosina, ad esempio la possibilità di editare eventualmente le immagini, quindi correggerli, e potete anche sfruttare alcune delle funzionalità tipiche del Galaxy Note, ad esempio potete prendere appunti sulle foto. Idem c'è l'editor dei video, quindi potete editare un po' qualche video. Per il resto andiamo sulla navigazione web, che è uno degli aspetti che più mi hanno impressionato di questo tablet. Andiamo sul nostro sito, forziamolo attraverso la modalità, cioè l'impostazione che ci permette il browser di Ice Cream Sandwich. Vedete come la fluidità è veramente elevatissima. Devo dire la verità, sono rimasto stupito perché comunque ci sono molti tablet, anche con Tegra 3, sinceramente, che non sono così fluidi, soprattutto considerando che il Flash 11 è installato e attivo sempre, quindi veramente stupefacente. Andiamo anche sul Corriere dello Sport. Corriere dello Sport. Certo, forse chi ha avuto un Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 non rimarrà stupito da tale fluidità, perché Samsung nell'ultimo anno e mezzo ha veramente fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della navigazione web, tanto che è riuscita a realizzare un browser web fluido anche in presenza di Flash Player. Vedete, anche qui stiamo ancora un po' caricando, ecco, vedete? Come il tutto è molto fluido, lo vediamo anche in modalità verticale. No, veramente eccezionale, cioè io mi sono rimasto stupito. L'hardware è molto buono, è comunque una Map 4, però ripeto, supera di gran lunga molti device anche col Tegra 3. Vediamo magari andiamo sul Corriere dello Sport, Corriere.it. Scusate, oggi vado un po' in palla, comincia a fare caldo, molto caldo, quindi perdonatemi. Oggi saranno qui, almeno all'interno della mia stanza, un 34-35 gradi, non è proprio
il massimo fare recensioni con tutto questo caldo, però ci dobbiamo provare. Ecco, vedete anche il Corriere dello Sport, scusa, il Corriere.it sta ancora aprendo, però già è molto fluido. Forse c'è questa cosa che ogni tanto si mette a renderizzare l'immagine, man mano che scorriamo, però comunque molto, non è così fastidioso. Mi è pinch zoom molto fluido. Possiamo passare da un tab all'altro molto velocemente, senza nessun problema. Chiudiamo ovviamente i tab. Guardiamoci magari un video in flash, magari proprio l'unboxing del Galaxy Tab 2. Ecco qui. Un attimino di pazienza che un po' il wifi oggi è un pochino ballerino, però dai che ce la facciamo. Ecco qui. Vedete com'è? La fluidità è ottima e anche quando facciamo scrolling sul browser web, cioè il video non si ferma, continua a essere prodotto tranquillamente. Quindi gestendo il Flash Player 11, ottimale. Navigazione web è sicuramente il punto di forza di questo device. Poi andiamo magari a eseguire un gioco, esempio Dead Trigger, che è abbastanza pesante. Quindi vediamo come si comporta la GPU PowerWare SGX540, che comunque conosciamo bene, quindi sappiamo un po' tutti che si comporta bene in ambito ludico. Un attimino di pazienza che caricherà il gioco. Abbassiamo un po' il volume. Vi faccio vedere come i dettagli grafici sono settati al massimo. No. Vabbè, facciamo partire una partitina. Non qui, allora. Ecco qui. Ci sta mettendo un po' qualche attimo, però pazienza, pare che stia andando. Vedete, quindi si impugna molto bene il tablet, anche per giocare è l'ideale, 7 pollici è molto molto comodo. Ecco qui. Quindi usciamo, vedete come i giochi comunque vengono gestiti tranquillamente bene da questo device, anche svagarsi un po' con i giochi più pesanti non è assolutamente un problema, quindi un prodotto che si comporta anche bene, molto bene in questo ambito. Vi do un'ultima informazione sull'autonomia, che a mio avviso è molto molto buona. La batteria da 4000 mAh fa il suo dovere assolutamente, con un uso veramente intenso riuscirete anche a fare 2 giorni, diciamo a ricaricare ogni 2 giorni. Per usi intensi intendo che magari
utilizzare il tablet magari un 4 ore, ecco, 2 ore di navigazione web, 30-40 minuti di gioco, musica, un po' di video YouTube, quindi un uso particolarmente intenso. Ovviamente dobbiamo sempre intendere che l'utilizzo tablet è diverso dall'utilizzo smartphone, non starete mai tutto il giorno sul tablet, comunque con un uso intenso un paio di giorni riesce a tenerlo. Se fate un uso già intenso, mediamente intenso, ecco, magari 3 ore al giorno, riuscite a fare anche 3-4 giorni. Insomma, un tablet che si ben comporta dal punto di vista dell'autonomia. Inoltre, non ha assolutamente cali strani. Infatti, anche se lo tenete acceso la notte con la connessione internet attiva, servizi Samsung, Meteo e Google attivi. Non calerà assolutamente, magari vi ritroverete la mattina seguente con l'1-2% in meno, però assolutamente non ci sono, diciamo, dei cali drastici come è capitato su qualche altro tablet. Tirando quindi le conclusioni su questo Samsung Galaxy Tab 2 7.0, possiamo dire che è un prodotto che ci è piaciuto molto perché abbiamo un tablet di qualità, finalmente un prezzo alla portata di tutti, buone performance, un buon hardware, abbiamo l'esperienza ICS. Abbiamo un'ottima navigazione web. Indirettamente dobbiamo ringraziare indubbiamente il Nexus 7 che sta spronando i produttori a piazzare tablet di qualità a prezzi appetibili. Fino a un mese fa, se ci pensate, a 199 € acquistavate un tablet di sottomarca, adesso invece abbiamo l'alta qualità di Samsung. Quindi, in definitiva, se state cercando un prodotto tablet come regalino da farvi in ottica vacanze di agosto, questo Galaxy Tab 2 7.0 è uno di quei pochi tablet che a nostro avviso ha senso prendere in considerazione. E con questo è tutto, vi rimando alla prossima, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!